Benvenuti a questo video. Sono andato a Romix, quindi non a Romix, quindi un cazzo. Bella. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo estimo video. Io sono Matteo Fire e oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza al Romix autunnale del 2013. Prima di tutto raga, guardate quanta cacchio di gente c'era, una cosa allucinante. C'era gente che usciva dai cartelloni pubblicitari, altra gente che tipo si calava dal soffitto come gli SWAT, no? Perché non riuscivano a entrare, c'era troppa gente. Tralasciando questo però, oggi sono qui per parlarvi dei due stand fondamentali presenti alla Fiera di Roma riguardanti i videogiochi. Il primo era lo stand della Nintendo, dove c'erano tantissime Wii U, Wii e Nintendo DS e anche il Nintendo 2DS, credo di aver visto in anteprima. Ma è un botto strano, è tipo è un Nintendo 3DS solo che non si può piegare, è tipo un cubo, è un quaderno, cioè tu vai in giro con sto quaderno. No, non so, è una cosa appropriata, non so chi se lo comprerà. Comunque i giochi presenti allo stand della Nintendo erano Super Luigi Bros. U e Rayman Legend e anche altri giochi riguardanti il calcio, cioè Inazuma Eleven, poi c'era anche Animal Crossing e questo gioco qua che c'era tipo il Mago Pancione, che non so che gioco era. Poi c'era anche Mario Kart 8 per la Wii U, che non so, mi sembrava che la grafica era abbastanza migliorata rispetto a Mario Kart Wii normale, sembrava un po' più figo insomma. Poi c'erano molti Zelda, c'era il Zelda per Nintendo DS e il Zelda nuovo per la Wii U. Però diciamo la cosa fondamentale che tutti andavano a cercare, perché c'era una fila assurda, era la demo, l'anteprima di Pokémon XY, che ha fatto una tappa proprio qui a Romix domenica. Raga, c'era una fila assurda solamente per giocare, c'erano solamente quattro Nintendo e c'era una fila assurda. Io ho fatto la fila solamente per cercare di vedere qualcosa, non per giocare, e i video non sono riuscito a farlo, però solamente ho visto che è cambiato tanto rispetto ai Pokémon precedenti. Una cosa assurda, raga. Cioè, sembrava in 3D, non so. Comunque, il prossimo stand che andremo ad analizzare oggi è lo stand della Corsair MSI. Questo è uno stand molto più compatto e più piccolo rispetto allo stand della Nintendo. Comunque c'erano 6 postazioni da gaming su PC, tutte quante una vicino all'altra. Il gioco, diciamo, era COD 4, credo, se non vorrei sbagliare. Modern Warfare 1. E oltre a queste 6 postazioni, se non 7, c'erano anche molti prodotti della MSI e della Corsair, come tastiere e cuffie e molti case e altri oggetti dedicati al PC. La fiera però non riguardava solamente i videogiochi, ma c'erano anche altri stand e altre sezioni della fiera dedicate a dei giochi di ruolo, come questi che state vedendo adesso. Non ne conosco neanche uno. E altri giochi come questo, non so come chiamarlo, spadate. Era un'arena dove uno combatteva con un altro, non lo so. E poi c'erano anche delle zone dove si svolgevano tornei di Magic e di carte di Yu-Gi-Oh! E altre sezioni dedicate a dei film in prossima uscita, come Hunger Games, la Cassa di Fuoco, che è stato molto pubblicizzato a Romix insieme a Cattivissimo Me 2, che c'erano pupazzoni e cartelloni ovunque. Però purtroppo questo video è giunto a termine. Vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al mio canale e a commentare questo video se l'avete gradito. Da Matteo Fire è tutto, nello studio.